Abbiamo iniziato per Naele. Ciao Monica. Ciao Lucio, ciao Naele, ciao a tutti. Cinque, quattro, tre, due. Dimmi se la vedi. Mi si presenta come se fosse una bimba di un cartone animato, ma anche in parte di un videogioco. E vedo che mi mostra tante attività che svolge una dopo l'altra. Mi fa vedere che guida, poi mi fa vedere che cucina, poi mi fa vedere su una barca che rema, poi mi fa vedere che cammina a passo spedito, tipo marcia. In una rapida sequenza. Sì, Ti dà l'autorizzazione? me la dà mentre sta entrando in una scuola e si sta sedendo a un banco. Ok. Vibrazione. 22 miliardi. Consapevolezza. 121%. PSP. PS 42%. Vite precedenti. 1798. Cervello. 7.3. Nome del progetto, così. Viene Matusalemme. Nome della PS. Crystal. Nome della PE. Focus. Focus. Ok. Causa esoterica dell'iperattività di Naele. Dunque, è come se una sua qualità positiva fosse stata trasformata in negativa, perché lei ha la possibilità di realizzarsi in tanti ambiti, di fare tante cose, di apprendere tante cose, molto sveglia. E, però le è stata, diciamo così, fatta vivere in negativo, quindi con un senso di agitazione e quindi magari anche da un saltare da una cosa all'altra senza concluderla, poi svilirsi, poi riprenderle, così. Ma di fatto questa è una sua potenzialità. È interferita. Sì. Allora vedo. Questo Matusalemme, che abbiamo visto il nome del progetto, essere anche un'entità che la interferisce. Vabbè, provo a vedere le altre perché non riesco a capire chi cavolo sia questo Matusalemme, sinceramente. Per il momento non lo comprendo. Zeus, vedo. Sono un po' strane queste. Poi c'è tipo, mi presenta un porcellino classico, quello rosa, però poi nel momento in cui lo guardo meglio si trasforma, tipo sai, nel porcellino quello nero invece, e poi diventa Satana. Ok, quindi Satana. Sì. Poi vedo, come si dice?
una ragnatela con piazzata al centro un ragno. Ah, ecco, e Matusalemme mi fa vedere che è un rettiliano. Vabbè, quindi nessuno. Mi fa vedere che è su una nuvola, mi fa vedere Matusalemme su una nuvola e dietro, come, sempre come rettiliano, la Madonna. Come Basta. Se appartenessero a una stessa narrazione. E poi mi fa vedere... una cesta di pesci pescati da poco. Sono che entità? Guizzano, sì, che guizzano, sai, un po' agonizzanti. Sì, sono entità. Primo o secondo? Secondo. Oh, ma che bordello. E di L ce ne sono? Mi sembra tre. Ne vedo tre. Entità mentali. Allora, aspetta, mi sembra un po' difficile. Allora, vedo una a livello 5 e me la chiama, è un po' strano, me la chiama sinestesia. La sinestesia è una figura retorica, no? Che di solito collega due sensi diversi. Tipo, che ne so, parole grigie, quindi lega l'udito alla vista. E quindi è come se nel suo caso questa che potrebbe essere una potenzialità di elaborare contemporaneamente più sensi viene però trasdotta negativamente per farle provare delle sensazioni spiacevoli. Un'immagine visiva può evocarle anche magari tipo un certo tipo di olfatto piuttosto che la nausea. Si concatenano in lei spesso due o tre sensi contemporaneamente, creando però complessivamente una sensazione o di confusione oppure spiacevole. Ma questo che cos'è? Un impianto? Allora, sì, è legata a un impianto mentale, sì, sì, sì. E si realizza con questa modalità qui, attraverso questa entità mentale sinestesia. Mi ripeti il livello? Io vedo 5. Ok, poi? Vedo un livello 2. Cioè non riesco a capire se è valorizzazione o volgarizzazione. Aspetta, Guardane gli elementi più che il nome. Non riesco a comprendere se è un discorso di selezione, potrebbe essere una specie di discorso di selezione. Allora, dunque, che lei ha queste grandi potenzialità di potersi interessare a varie cose ed è come se poi intervenisse una specie di blocco selettivo che non è solo di tipo energetico, per cui a un certo punto non ha più tanta voglia di fare, si sente bloccata nel fare. È come se a un certo punto etichettasse queste cose come non so, estranee a sé. No, come se a volte le sminuisse e dicesse no, ma non mi appartengono, potrebbero appartenere a un altro genere di persona. È come se intervenisse una sorta di selezione
improvvisamente un po' rigida. Selezione rigida, quindi. Ok, impianti, ne abbiamo già visto uno mentale. Altri? Mi fa vedere la bocca, poi mi mostra la spalla sinistra e la coscia gamba sinistra, e poi mi fa vedere a destra la zona addominale. In particolar modo mi mostra il fegato. E poi mano destra e piede destro. Ok, il progetto è sempre Matusalemme. Sì, per il momento sì. Come se la volessero anche far sentire più affaticata, no? Matusalemme, questa idea di anziano, no? Più affaticata rispetto a quello che poi realmente lei può fare, che è assolutamente nelle sue possibilità. Va bene, chiamiamo Affaticata il e C. poi un po' anche confusa, non so come dirti, con una lucidità mentale diversa rispetto a quella che potrebbe avere lei. Chiamiamo nel cinema i suoi animali, il gatto e il cane, gli amici, parenti, insomma, chi vuole presentarsi. Gatto e cane, sì, ex marito, no. Ex compagno, sì. Amici? Sì, vedo un gruppetto, vedo 5 persone. Chiamiamo invece i disincarnati, i genitori e i nonni. Apriamo intanto il portale Auro, chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Naile. Vengono con una rete da pesca, tipo. Forse più da generazioni un po' più lontane, che possono essere dai nonni in giù. Vedo che arrivano con una rete da pesca, da pescatori. Naile, parliamo anche di seconda, terza, quarta, quinta generazione. Io non so se tu sai qualcosa dei tuoi bisnonni, io non so niente, per esempio. Quindi qui stiamo parlando di trisnonni e generazioni indietro, indietro, indietro. Bene, quindi rete da pesca ha a che fare con un tempo remoto. Genitori ci sono? E vedo il padre. Sì, il padre sì. Ok. Nonni? Chissà come mai, mi vengono più le figure maschile. Vedo di più il nonno. Ma la Pure madre di c'è? figure maschile. Allora, la madre non so dove sia collocata, perché non. Ora non la vedo. Disincarnato, eh? Non viene? Sì. E non. Ora non vedo figure femminili. Le nonne? Ce n'è una di nonna, sì. Sì, non so cosa dire, la madre al momento non la vedo. Va bene, la chiamiamo dopo. Messaggio del padre, se lo vuole lasciare. Vedo che prende un pettine. Tipo come se le volesse pettinare i capelli. Sì. Il padre. E poi che fa? Un modo per prendersi cura così di lei. Dice, vedo che sei cresciuta forte come volevo. E vedo soddisfatto di lei. Ok, i nonni vedi i maschi? Anche una donna, una nonna, sì. Manca l'altra. Manca la Ah, sai materna. che esatto, come se sua mamma e la nonna materna fossero insieme, non qua presenti.
Andiamo Le a gambe cercarle. sono. Vai. Mandiamo loro dovunque siano una VIC. Infatti le ho trovate insieme, tipo mano nella mano. Erano molto unite anche in vita, scrive Naele. È come se avessero creato un nucleo, capito loro? E quindi è come se si fossero un po' dissociate da tutto il resto. Però adesso vediamo un attimo con la VIC. Sono sulla Terra. Sì, perché hanno come ritagliato un luogo loro che io però non vedo legate, diciamo così, ai loro luoghi familiari. È come se avessero creato un'oasi loro per godersi, ancora un po' il loro rapporto indisturbate. Ok. Vogliono restare sulla Ok. Terra, quindi. Allora, con la VIC hanno compreso che hanno la possibilità di accedere al portale aureo e non perderanno niente del loro rapporto, mentre prima avevano paura di perdere il loro rapporto. Per quello che si erano creati il loro posto così. Ora Va l'hanno bene. compreso. Benissimo, sono arrivate quindi. Sì. La madre cosa dice? Ci assomigliamo, dice. In che senso? Fisicamente? Credo di sì, che volesse dire fisicamente, perché come l'ha guardata in viso, ha detto ci assomigliamo. La nonna? No, la nonna in questo momento non sta dicendo niente. Va bene, se non devono dire niente. Aspetta, si congratulano, aspetta, si congratulano della scelta di aver scelto questa sessione. Anche perché gli stanno dando un'opportunità che loro non avevano proprio considerato. Ok, perfetto, quindi li salutiamo, il nonno, la nonna e due nonni e due nonne, insomma, i genitori. Visto che non mi sembra che siano molto propensi a lasciare messaggi consistenti, li salutiamo e li invitiamo ad andare No, nel portale aureo. il padre lo vedo molto affettuoso nei suoi confronti, come se avesse un po' fatica adesso ad andare nel portale aureo, come se volesse ancora pettinarla un attimo. Vabbè, il Mi tempo non sa esiste, se... la può pettinare anche giorni e ore. E noi siamo già arrivati al momento in cui lo salutiamo, però. Ma non so, non ho capito se mi dice che vuole un po' recuperare il tempo perduto, per quello che continua a insistere nel pettinarlo. Ok, ha assunto la VIC. Allora, se ha assunto la VIC, sa che questo è un gioco, che non c'è più rammarico, che se non coglie l'occasione del portale aureo, perde un'occasione d'oro. Sì, lo sa, lo sa. Allora, lo Lo sa, lo sa, salutiamo. ha appoggiato il pettine ai piedi di lei e entra nel portale aureo. Lo Ok. salutiamo insieme a tutti gli altri. Quanti erano i parenti? Forse te l'ho già chiesto. Io ne vedo 116, inclusi quelli che abbiamo chiamato. Ok, lo chiudiamo. Bene. Causa esoterica dell'aracnofobia. È un'interferenza che gli è arrivata nella prima infanzia ed è un tipo di interferenza che spesso viene proprio ad essere presente così nei bambini e poi spesso portata avanti nel corso del tempo. Ed è comunque un'interferenza che incide molto.
perché vedo che agisce a diversi livelli, molto a livello cerebrale e mi fa vedere i due cervelli, mi fa vedere il cervello inteso come primo cervello e mi fa vedere la zona, diciamo così, intestinale, che specie nei bambini è molto delicata e mi fa vedere come le ha procurato nel corso del tempo anche dei dolori alla testa cervicale, anche un po' questo senso di magari stordimento, e in alcuni casi può essere stato un po' di vertigine. Causa esoterica dell'essere particolarmente colpita dalla chiglia delle navi in costruzione, quindi le navi fuori dall'acqua. Allora, mi ha fatto vedere fin dall'inizio il legame con il secondo universo, quindi questa cesta di pesci che si collega proprio a Poseidone. Quindi cercano in ogni modo di, perché qua il gioco con lei è questo, quella che può essere una sua potenzialità, gliela trasformano in una cosa negativa. Il suo soggiornare in una zona di mare può essere per lei in verità fonte di grandissima ispirazione e gioia. E allora che cosa succede? Le ribaltano la cosa. Elementi che appartengano a quel paesaggio le fanno essere per lei carichi di angoscia. E quindi in particolar modo con riferimento a ciò che sta sotto, quindi la chiglia, le tute da sub anche, Le tutto ciò che mute. sta, sì, esatto, tutto ciò che sta nella profondità, quindi nello sconosciuto, nell'ignoto, e quindi a maggior ragione che le incute incertezza, le incute questo senso di non gestione della cosa. Di insondabile, di non afferrabile, di non gestibile da lei, ecco. Causa esoterica dell'allergia al frumento. Io ci vedo qua questo impianto al fegato. È come se mi fa vedere questo. Allora, siccome il fegato è assolutamente collegato a tutto l'apparato digerente, mi fa vedere che agendo sul fegato agiscono più in profondità, in maniera più complessiva, sulla capacità di assorbire alcune sostanze. Secondo me non è solo un problema di frumento, ti devo dire la verità, ma ce ne sono altri, di assorbimento di altre cose. E mi fa vedere come in generale, questo impianto al fegato crea anche qualche difficoltà per quanto riguarda l'espulsione delle tossine. È come se lei le accumulasse dentro di sé. Non capito. Va bene. Vedo che questa roba gli dà anche un po' questo senso di affaticamento, che a volte per assurdo può sembrare anche un po', non so come dirti, un po' fibromialgia, no? Pertanto che si sente stanca, che molle. Ed è sempre legato a questo impianto al fegato. Sogni. Sogna di lottare col diavolo in una su una spiaggia. Sì, di nuovo hanno sintetizzato una serie di elementi. Il diavolo l'abbiamo visto nel maialino che poi era Satana, e quindi in generale la presenza di questo secondo universo. Quindi molte delle sue paure e quindi anche dei suoi sogni vedono proprio come protagonista il secondo universo, proprio per farle vivere con timore quello che invece potrebbe essere un elemento assolutamente positivo che è il mare. Invece così lei lo carica di una connotazione negativa, timorosa. Sogno in cui un uomo le toglie un impianto. Quella era una sostituzione di un impianto. Cioè, quello che vedo io è che era durante un abduction, uno di questi addetti. Le faceva una sostituzione, io vedo che trafficava nella parte destra del suo corpo.
e ne faceva una sostituzione, per cui è vero che gli aveva tolto l'impianto, però io ho visto che ne veniva introdotto un altro. È messo uno peggiore. Più, sì, più ricettivo. Più aggiornato, più performante. Sì. Esatto. Sogna la Madonna che la salva e le toglie del male, come nel film Il Miglio Verde, l'omone di colore che butta fuori dalla bocca uno sciame di api o di mosche, direi di api o di vespe, quando riusciva a togliere la malattia o il male incurabile a qualcuno. Era la nostra amata Vergine Maria? Nostra amata Rettiliana, sì. E dunque, qua è di nuovo una confusione dei livelli, nel senso che a intervenire positivamente e a salvarla, diciamo così, è stata la PS. Tuttavia sono riusciti a creare comunque, cioè la PS ce l'ha fatta a portare in salvo lei, però ciò che ha prevalso nel suo ricordo è che la salvezza è stata prodotta dalla Madonna, che in verità è un'entità che infatti abbiamo visto all'inizio sulla nuvoletta insieme a Matusalemme. Mm-hmm. È sempre un po' questo scombinare le cose, è sempre un po' questo fare una specie di scambio. Sì, ok, ti do questo, però poi te lo faccio ricordare e interpretare in un'altra maniera. La Madonna è questo Matusalemme? Allora, io li ho visti insieme sulla nuvola, quindi ho visto Matusalemme, ho visto la Madonna e sì, potrebbero esattamente essere gli stessi, sì. Vabbè. Ok. Hai detto che nel cinema è venuto l'ex convivente, ma non l'ex marito. No. L'ex marito che non è venuto è la fiamma? L'ex marito è una fiamma? No, non direi. È un'anima gemella? Io vedo che per un certo periodo hanno avuto un'affinità, però comunque neanche così alta, perché a me viene livello 2. L'ex convivente è una fiamma? C'era più affinità, secondo me, ma non era Quindi una fiamma. anima gemella 3? Sì. Esiste la fiamma di Nahele? Me lo fa vedere un po' sperduto, me lo fa vedere come se fosse un uomo che ha fatto una scelta di vita alternativa, insomma me lo colloca in Piemonte, in una montagna abbastanza alta, sicuramente sopra i 1500 metri d'altezza, ha fatto tipo una scelta alternativa di distaccarsi dalla società e di vivere in maniera abbastanza indipendente, autonoma. Nele è nelle condizioni di incontrarlo, cioè lo desidera. Ricordiamo che le fiamme dipendono esclusivamente dal proprio intento, non dal caso, non dalla fortuna. Ah, io ce l'ho incarnata, ah, io non ce l'ho. Si può creare la fiamma, se non è incarnata si può creare, se è incarnata ed è irraggiungibile o non corrisponde ai nostri desideri, si può cambiare, si può tutto. Lei ha capito che quest'uomo qui, a dispetto di questa che potrebbe sembrare una scelta abbastanza selvaggia, ha da dargli anche un certo contributo intellettuale che a lei interessa, perché lei ha bisogno di essere molto presa mentalmente, ha bisogno che l'uomo abbia un certo tipo di argomentazioni che l'affascinino, e lei sente che quest'uomo può farlo.
Va bene, chiediamo alla PS di Naele se il trasferimento al mare, dalla città al mare, cosa che ormai è avvenuta da un po' di tempo, in una località di mare che lei conosceva molto bene perché era quella della sua villeggiatura, ha avuto un senso oppure no. Ha avuto un senso nella misura in cui lei si debba rendere conto che ci sono queste forze che la sabotano e che le cose che a lei piacciono gliele fanno, diciamo così, ribaltare in cose che non le piacciono e che anzi addirittura le fanno paura. Adesso, per esempio, mi vuole anche far vedere un ragno d'acqua, no? Per spostare l'ulteriore sua paura dentro all'elemento acqua, no? Allora, quello che io dico è che vedo è che secondo me, non so, non sarà la sua scelta definitiva questa del mare. Io la vedo andare più appunto verso la montagna. Perché quest'uomo è lì, eh? Tra Piemonte e Liguria. Io lo vedo così. Sì, E non si può trasferire lui. è un uomo che ha fatto una scelta particolare, eh? Di poco contatto con la gente. Lo vedo un uomo molto, molto, molto intelligente. Al momento io vedo così. Sì, Vuole lasciare un messaggio a Naele? abbiamo in comune tante cose. Mi dice delle letture. Dice alcuni brani musicali. È come se scoprissimo di aver quasi frequentato lo stesso tipo di scuola. Che comunque c'è una forte affinità, che quando poi si raccontano tipo degli episodi relativi, che ne so, ai professori, alle esperienze scolastiche, cioè collimino proprio queste esperienze. Va bene. Anche se mi fa vedere pure un amico che è diversa come tipo di intesa. La farebbe, tra virgolette, un po' meno sognare. Si tratterebbe di una cosa anche più semplice da ogni punto di vista, più semplice da un punto di vista pratico, operativo, diciamo così, e È lì. più semplice, sì, più semplice anche forse psicologicamente parlando. Ma a lei non piacciono tanto le cose semplici. Perché quest'altro uomo che ha scelto l'isolamento ha una bella testa, ma non so come dirti, è un labirinto. È complicata. Complicata e affascinante allo stesso tempo. Quest'altro suo amico invece è più facile gestirlo, è più facile averci a che fare e comunque potrebbe dare una soddisfazione comunque relazionale. Va bene. Andiamo all'episodio cane e gatta. Il cane sta male anche lei, causa esoterica. Loro sono una famiglia. Cane, gatto e Naele sono assolutamente una famiglia. C'è una profondissima connessione tra queste tre creature. In generale, vedo che lei ha proprio questa capacità di entrare in empatia profonda con gli animali. È proprio una sua dote, una sensibilità che ha sua. Non per niente le hanno messo come interferenza. Che ne so, legato ai pesci, quindi tutto il mondo del mare, piuttosto che legato ai ragni, proprio perché in verità una sua potenzialità è quella di riuscire proprio ad intendersi profondamente con gli animali, poi specialmente con i propri animali, i suoi animali domestici.
Loro sono proprio in connessione profonda, intima. Quindi vedo proprio come la parte eterica, specialmente, ecco, vedo particolarmente affine a lei la parte eterica del gatto, come se ci fosse proprio una sorta di somiglianza, di affinità, e quindi di intesa, anche nel percepire i suoi stati d'animo, nel percepire i suoi cambiamenti di frequenze, che si ripercuotono nei cambiamenti di frequenza anche del gatto. Quindi perciò lei è stata male e quindi anche la vibrazione del gatto è scesa. Però questo gatto non ha interferenze e infatti funge da guaritore. Vedo un po', no? Ha proprio la capacità di trasformare, diciamo così, le energie negative sia di lei che del cane. Io È lo un vedo caso come un che il gatto eterico evoluto, un eterico animale evoluto. sia una gatta e sia nera. È nera, infatti l'ho vista nera, vero? Ma guarda, c'è una cosa particolare che non riesco a capire, perché già quando lei lo raccontava, speravo che mi chiarisse di più, non mi si è chiarito tantissimo. Praticamente ho visto le due parti eteriche di Nahele e di questa gatta in una vita precedente, come fossero, due donne che avevano delle facoltà medianiche, ma che le stavano affinando. Dandosi manforte l'una con l'altra, cercavano proprio di costruire anche un sapere, per metterlo a punto, perché vedo che non si accontentavano, no? Di mettere in pratica queste loro facoltà in maniera intuitiva, volevano proprio un po' sistematizzarle. Però è come se, non capisco, la parte eterica di quest'altra collega, chiamiamola così, cioè non riesco a capire se è la stessa della gatta nera o se è Una molto parte. affine, esatto, o se è estremamente simile. Perché allora mi Poco dà importa. questa gatta nera proprio evoluta, un eterico evoluto, mi dice. La volta che si è sdraiata sul cane l'ha aiutato davvero a Sì. guarire. Va bene, queste due le chiamiamo nel cinema, vengono. E gli animali dici? Certo, sì, c'erano già dall'inizio, vicini. Va bene. Gatta nera lucente, la vedo bella lucida. Cosa vuole fare Naile? Vuole analizzare delle vite precedenti? Vediamone una. In che senso possono parlare Naile? Me ne fa vedere due legate al mare. Un po' cruente sono tutte e due. Una tipo un turista con un'esperienza, diciamo così, intermedia, non proprio esperto di immersioni, che ha avuto un infortunio con uno squalo. È stato tipo, vedo che poi non ha più la gamba a seguito di questo incontro con lo squalo. L'altra che mi fa vedere è come se fosse una specie di barcaiolo, anche qui è un uomo, anche nell'altra era un uomo, che viene, è tipo un po' buio. Non dico notte fonda, ma secondo me è sera. Non viene visto da una nave più grande, non viene intercettato.
Forse non aveva messo una luminosità sufficiente il barcaiolo per mostrarsi, e vedo proprio che gli passa sopra la barca più grande. Passa sopra alla persona. Quindi Sì, alla barchetta e quindi alla persona. la Lì, uccide. sì, qui sì. Quindi questa paura, cioè questo stare male davanti a oggetti del mare, lei ci ha detto che è andata nel panico, per esempio, una volta, e l'hanno dovuta portare via come una bambina preda a un attacco di panico, lei ci ha detto, è dovuta a questa vita. Sì, è dovuta a questa vita. Sì. Sì, poi mi fa vedere anche tipo lei che viene buttata in mare, però sempre uomo mi fa vedere. Come se avesse visto qualcosa che non doveva vedere. Ah, ecco, guarda, mi fa vedere questa roba. Allora, c'è questa tipo nave mercantile. E mi fa vedere lei che era un lui che lavorava sotto nella pancia della nave e ha visto qualcosa che non doveva vedere, tipo della merce che veniva trasportata illegalmente. E per sbarazzarsi del testimone, vedo che lo buttano in mare. Ok, va bene, possiamo andare avanti tutto il giorno a vedere le vite precedenti di Naile, ma quello che ci serviva l'abbiamo visto, c'è questo rapporto con il mare. C'è un messaggio del mare per Naile. Vivimi bene, sono tuo amico. Nel mare c'è ancora lo specchio delle fiamme? Sì, certo che c'è. Come lo vedi? Sconfinato. Mi fa vedere che si estende sul mare, mi fa vedere che va verso gli oceani. Mi fa vedere che è in grado anche di essere presente nei bacini artificiali, nei laghi. Che Dove c'è si dell'acqua? propaga. Sì. Va bene, andiamo al cluster con Naele. Ok, sì, mi ha portato in una zona un po' melmosa, diciamo, no? Dove ci sono dei rigoli d'acqua un po' putrida. E mi fa vedere che all'interno di questa melma puoi pescare i suoi contratti che sono sotto forma boh, di oggetti non identificati, stranissimi. Che cosa vuole fare di questi contratti? Anche lei è un po' sorpresa da queste forme bizzarre di questi contratti. Ma cosa vuole farne? Li No, tiene? assolutamente no. No, li stava osservando incuriosita, però la sua intenzione è assolutamente di liberarsene completamente. Potrebbero anche avere la forma di marshmallow o di lecca lecca, ma sono contratti, quindi li deve solo eliminare. Sì, O sì. decidere di non avere più a che fare con questi. Sì, lei è assolutamente determinata. Questo intento ce l'ha molto forte. È come se nell'arco della sessione avesse già proprio iniziato un suo processo di pulizia. Quindi meno confusione, più forza, meno distrazione anche. Quindi vedo proprio che asporta tutto quanto, lanciandolo nel portale definitivo. E chiude con risolutezza. Si sistema un attimo gli occhiali. Perfetto, mettiamo un ad eternum qua, lo sa fare. Bello, fa la scelta di prenderla
cioè come di crearlo prendendolo dalle profondità del mare, come se volesse proprio riscattare, no? Le sue paure, trasformarle in un qualcosa di buono, di potente, di protettivo. Sì, proprio che mette così le mani dentro al mare ed è lì dentro che inizia a lavorare l'ad eternum e poi lo porta all'esterno. Ottimo. Bella l'idea di farlo nel mare. Anche perché lei sa che lì a pelo c'è lo specchio delle fiamme, lei ci tiene molto, ci crede molto. Avatar. Vabbè, mi è venuta una cosa assurda. Non so, c'era una vecchia serie TV di Love Boat, no? Con il capitano della nave. Ed è così. L'avatar, via via. Sì. Mare profumo di mare, quello lì. Sì, esatto. Mamma mia. Cosa ti viene in mente, Monica? Tu lo guardavi, di la verità. Guardavi. Non mi sembra. No, però Noele sì. Naele sì. Sta Ah, ecco. ridendo. Vedi? E ha alzato la mano, come dire, io sì. Ecco. Ah, il profumo di mare. Con l'amore io voglio giocare. Ah, pure. Comunque. L'ha fatta un po' giocare con l'amore perché non le ha fatto trovare il suo compagno, questo avatar qui. L'ha fatta un po' giocare al mare. Ok, mettiamo anche qua un ad eternum di quelli che ha saputo inventare prima. Sì. È bravissima, è diventata super esperta e Sì? comunque continua sì, a attingere. È bellissimo perché mi fa vedere come sceglie di andare tipo a pelo sull'acqua, sullo specchio delle fiamme e lei inserisce una mano all'interno dello specchio, che quindi non è rigido, e da lì lavora sotto. Tira fuori l'ad eternum e si riforma lo specchio delle fiamme. Ottimo. Lo fa da quando ha iniziato a seguirci. Ecco perché così anche creativa. Ok, con queste nuove condizioni, entità eteriche, entità mentali, impianti. L'entità mentale sinestesia e quella della selezione rigida delle cose. Il progetto Matusalemme, tutto questo esiste ancora? No, sai che mi sta proprio facendo vedere questa immagine bellissima di sé, che lei si ripulisce con l'acqua del mare, mi fa vedere che se la mette in testa, che se la passa sulle braccia e attraverso questo tipo di pulizia, mi dice anche attraverso il sale, attraverso la freschezza dell'acqua del mare, si è ripulita da tutto. Benissimo. Nuova vibrazione. 127 miliardi. Nuova consapevolezza. PS, 216%. PS PE. adesso 49. Benissimo. Vite precedenti. 1344. Cervello. 9.2. Grande cambiamento. Sì. Messaggio finale di Naele a se stessa. Abbiamo così tante possibilità davanti a noi, sappiamo fare tantissime cose nella vita e abbiamo anche opzioni di scelta su dove andare a vivere, su cosa fare. Ora sei una persona molto adattabile, la sei sempre stata.
Lo siamo sempre state. Ma qualcosa ci ha impedito di esprimere completamente la nostra adattabilità. Adesso abbiamo il privilegio di scegliere e di trovarci bene, dove sceglieremo di andare. È proprio bella questa cosa perché mi fa vedere, come potrebbe riscoprire una nuova vita lì al mare. Ma è come se mi facesse sentire sotto il desiderio di vivere anche un'esperienza nuova, diversa. Come se andasse a contattare, non lo so io, dei gruppi che fanno delle gite, che si ritrovano, che vanno tipo a fare delle escursioni, cose del genere mi fa vedere. E mi ha appena scritto il Remita. Eremita. L'eremita perché è legata a quell'uomo lì, capito? Di cui parliamo prima. Forse attraverso queste cose qui, attraverso queste escursioni, lei si avvicina a quest'uomo qua. Va bene. Come vedi, il gatto e il cane. La gatta e il cane. Il gatto sta facendo tutti dei giri intorno, vedo al cane, il cane che sta scodinzolando alla grande. Come vedi, ma non adesso, Nail, come vedi le persone al cinema, quelli che erano venuti? Ah, gli amici festeggiano. L'ex Gli amici convivente? festeggiano, sì, l'aspettano per una pizzata. Non so, dico così. L'ex convivente è contento di quello che ha visto. Dice qualcosa tipo: ho riempito il serbatoio, come se avesse bisogno di questo tipo di rifornimento di informazioni. Benissimo, perfetto. Ultima vibrazione dopo anche queste considerazioni. Centottantatré miliardi. Sì, Ultima immagine. insomma, mi mostra semplicemente il mare e in fondo vedo due barchette con la vela bianca, molto vicine una all'altra. Ok, disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.